Cari amici di fede e cultura, ben trovati a questo nostro consueto appuntamento in cui leggiamo e proviamo a fare qualche riflessione insieme sulle pagine di Vangelo che la Chiesa proclama in occasione della liturgia domenicale. E domani, anzi oggi, come sapete, è la solennità di ogni santi, non è una domenica, eppure è, insomma, è come se fosse una domenica, questa grandissima. Festa del nostro calendario liturgico cattolico tradizionale, e la sequenza di Vangelo è tratta dal, dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 5, versetti da 1 a 12, è il celeberrimo brano delle beatitudini. In quel tempo, leggo Gesù, vedendo le turbe, cioè le folle, salì sulla montagna. Sedutosi e avvicinatisi a lui, i suoi discepoli, così prese ad ammaestrarli. Beati i poveri in spirito, perché di questi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché possiederanno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché conseguiranno misericordia. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che soffriranno persecuzioni per amore della giustizia, perché di questi è il Regno dei Cieli. Beati siete voi quando vi malediranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Bene, allora cari amici, oggi solennità di ogni santi, la Chiesa ci propone, ci propone questa bellissima e centrale pagina di Vangelo, possiamo, possiamo dire davvero che è il cuore del Vangelo, eh, la pagina delle beatitudini, appunto. È una pagina che ci mostra la meta di questo cammino di santità a cui tutti noi siamo chiamati. Ci mostra in cosa consiste questo premio eterno promesso da Dio nella Rivelazione. I santi, chi sono i santi? Beh, diciamo grossolanamente, facciamo una distinzione. Ci sono i santi d'altare, i santi noti, sono coloro che hanno vissuto in maniera eroica e che a cui la Chiesa riconosce un tributo, una venerazione e eh, li mostra, li indica come modelli da imitare. Però, più in generale, i santi sono tutti coloro che, al termine della propria vita terrena, sono morti in stato di grazia. Quindi capite che c'è una sfilza, una miriade di santi, per così dire, anonimi, non nel senso uh, raneriano, non come intendeva Karl Rahner, il cristianesimo anonimo, no, no, no in quel senso, nel senso che ci sono tanti uomini e tante donne morti in stato di grazia, in, perfetta, in perfetto stato di, con di conciliazione con Dio e con la Chiesa, dei quali però non abbiamo più memoria. Anche questi sono santi. La Chiesa ci insegna nella sua tradizione, nel suo magistero, nella sua dottrina, nella Sacra Scrittura, che per entrare in paradiso è necessario un distacco completo da ogni peccato, persino da quelli veniali, un distacco del cuore. Ogni mancanza è un ostacolo a un incontro pieno con Dio. Sappiamo anche che coloro che muoiono con peccati veniali, che necessitano di riparazione per le conseguenze dei peccati passati, hanno bisogno di una purificazione, diciamo così, nel purgatorio. Proprio per questo motivo ne approfitto per ricordarvi che la Chiesa fa commemorazione particolare per i defunti, per la Chiesa Purgante, domani che è appunto commemorazione di tutti i defunti, prega in suffragio per le anime sante del purgatorio. E per inciso ci giova anche ricordare che la Chiesa offre la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria per i defunti o per noi stessi alle solite condizioni, cioè confessione, comunione e credo pater e preghiera secondo le intenzioni del papa. Quindi, i novissimi quali sono i possibili esiti della nostra vita? Il paradiso, abbiamo detto, per chi muore in stato di grazia, il purgatorio per chi muore con il peccato veniale o per chi non ha terminato di pagare, diciamo così, le conseguenze delle proprie colpe, quindi coloro a cui è stata rimessa la colpa con il sacramento della riconciliazione, ma non ha compiuto la giusta penitenza per uh, colmare il debito di giustizia di quelle colpe. E infine, chi rifiuta consapevolmente e liberamente Dio con il peccato mortale. Evidentemente non confessato in maniera debita, si priva della vita eterna, si espone alla dannazione, si espone alla dannazione eterna, quindi all'inferno, questa è la nostra fede. Ora, questa visione del peccato e della grazia a molti oggi sembra eccessivamente rigida, chiusa di cuore. Non è così, questa è la dottrina cattolica di sempre. Eh? La giustizia di Dio è perfetta e non si discosta dalla misericordia. Giustizia e misericordia in Dio sono la stessa cosa, vista da due prospettive diverse. Chi dice che è ingiusto pensare che Dio possa dannare eternamente una persona? Per un singolo atto no, limitato nel tempo, un singolo peccato mortale. Beh allora possiamo ribaltare la frittata e dire perché mai Dio dovrebbe a questo punto premiare eternamente qualcuno per uno o più atti buoni, anche quelli sono limitati nel tempo. Però la gente si lamenta sempre, diciamo così, viene più spontaneo lamentarsi della presunta ingiustizia di Dio. Fronte di una dannazione eterna, che non <ride> di, una, di un premio eterno al paradiso, di fronte a un atto, a un atto buono, che però anche quello evidentemente è limitato nel tempo. In verità, il giudizio divino non risponde ai criteri di giustizia e di amore secondo la nostra logica, ma secondo dei parametri stabili eterni. Pienamente giusti. Questo non vuol dire il fatto che non corrisponda alla nostra, al nostro modo di pensare, non vuol dire che non sia comprensibile dalla nostra, dalla nostra mente. Ecco, quindi Dio offre a ogni anima il suo destino eterno in base alla disposizione del cuore, possiamo dire così. Chi sono i santi? Per fare un identikit, ecco che il Signore Gesù ci offre questa bellissima pagina di Vangelo. I santi sono coloro, abbiamo detto, che hanno vissuto e che soprattutto sono morti in stato di grazia, mantenendo la propria anima sempre con questa disposizione di incontrare Dio, di amare Dio. Abbiamo detto che alcuni di loro si sono distinti. E la Chiesa ha tributato questo diritto alla venerazione, all'intercessione particolare. Però possiamo dire qualcosa di più. I santi sono coloro che hanno corrisposto pienamente ai sette doni dello Spirito Santo, doni che tutti noi, in quanto credenti battezzati, Abbiamo ricevuto, diciamo così, in germe nel battesimo e poi soprattutto nel sacramento della crescita, della confermazione. Questa vita eroica, cui tutti siamo, noi siamo chiamati, una vita illuminata dalla grazia, dalla carità, dalla fede, dalla speranza e dalla carità, è il culmine, ma anche dovrebbe essere perlomeno l'ambizione, la santa ambizione di tutti noi, di ogni credente. Il desiderio di essere trasformati dalla vita divina, dalla presenza divina, reale in tutti noi, no? e di rispondere docilmente alle sue ispirazioni. Allora, che cosa sono le beatitudini di cui ci parla oggi Gesù? Le beatitudini, vedete, hanno tutte la stessa struttura. Beati i poveri in spirito, per esempio, perché di questi è il regno dei cieli? cosa corrisponde questa struttura. Gesù ci indica il merito e il premio di coloro che vivono i doni dello Spirito Santo. Ora, la scala della perfezione cristiana è una scala, quindi va per gradi. Cioè, alla base c'è il rispetto dei comandamenti del Decalogo. Sulla vetta c'è la vita. Secondo i doni dello Spirito Santo. Non basta rispettare la legge per dirsi cristiani. Certo, è come dire, essenziale, appunto il primo gradino di questa salita. Ma non ci si può accontentare solo di questo, è come avere solo, eh, diciamo, la terza elementare, no? Ma il Signore vuole portarci all'università, diciamo così. Scusate se magari abbasso il livello, però è per capire, no? I doni dello Spirito Santo sono l'università, sono il grado massimo della, della formazione cristiana. Quindi le beatitudini non sono, non sono un elenco di virtù, non è un elenco di comportamenti, ma rappresentano appunto merito e ricompensa per chi vive animato dallo Spirito Santo. I poveri in spirito, gli afflitti, i miti, coloro che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Sono immagini dei santi, bisognerebbe fare una catechesi, un commento per ciascuna di queste beatitudini. Non abbiamo evidentemente il tempo, ci basti sapere, ci basti dire che ogni beatitudine corrisponde appunto ad una, una virtù, a uno, a ciascuno dei sette doni dello Spirito Santo. Quali sono i doni dello, i doni dello Spirito Santo? Lo ricordiamo velocemente sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Allora, le beatitudini non sono solo promesse future, sono realtà presenti già da questa vita per chi riesce a vivere secondo i doni dello Spirito Santo. Quindi. Oggi nella solennità di ogni santi siamo invitati a guardare questi esempi e a desiderare, come loro, che lo Spirito Santo, che Dio venga a inabitare con la nostra anima. Preghiamo affinché il Signore ci dia la forza di vivere con perseveranza questa vocazione e a non cadere, a non scacciare lo Spirito Santo dalla nostra anima con il peccato. Grazie e buona festa a tutti voi.